nazionale? Ma faremo tantissimi esperimenti, quasi 30 esperimenti, gliene cito qualcuno. Per quanto riguarda l'aeronautica militare, proverò a bordo per la prima volta un software nuovo completamente sviluppato dall'aeronautica, basato su dati reali, che consente di stimare, di calcolare quello che è il rischio di eventuale collisione in volo tra detriti spaziali e oggetti che volano, come la Stazione Spaziale Internazionale, e questo consentirà negli anni di incrementare anche la conoscenza di tutto quello che vola, che orbita nello spazio, per aumentarne la sicurezza. Ma altri studi sono legati alla fisiologia umana, perché chiaramente ci modifichiamo e quindi abbiamo bisogno di comprendere meglio i dettagli, ma soprattutto questa missione mette insieme le università, l'Agenzia Spaziale Italiana, la difesa e l'industria. Grande opportunità per crescere in collaborazione pubblico-privata. Assolutamente fantastico, colonnello, la ringrazio anche per questo racconto. Penso sia chiaro a tutti come queste attività siano attività all'avanguardia, che avranno chiaramente anche ricadute importanti, perché poi sembra che